Nono congresso mondiale delle Camere di Commercio a Lingotto di Torino. Ospitiamo in Media Plaza Andrea Tomat, presidente ICC Italia. Beh, innanzitutto come stanno andando le cose? Ma molto bene, direi. L'affluenza è stata straordinariamente positiva. Avevamo dei numeri che preannunciavano questo, ma chiaramente si attende sempre il giorno poi del giudizio, che è quello in cui si aprono i lavori, che hanno avuto una straordinaria partecipazione, un contenuto anche molto interessante, un intervento del nostro presidente che ha dato il tono anche a tutta alla manifestazione, e poi devo dire con altrettanto, diciamo, interesse per tutta l'area, diciamo, business e commerciale, che è davvero molto viva, molto partecipata. Come sta avvertendo anche la vita qui all'interno del Lingotto? Perché è molto animato anche come congresso, come dire, si fanno le cose in concreto, ci sono anche degli scambi importanti che, insomma, creano le fondamenta, immagino, anche per qualcosa di sì, importante. Direi che ci sono due temi, secondo me, fondamentali in questa opportunità di incontro che noi teniamo ogni due anni. Il primo è evidentemente un dibattito sulla situazione, su, diciamo, le modalità con cui superare alcuni aspetti della crisi. Io ieri ho avuto modo di fare da moderatore in un incontro che riguardava il finanziamento delle piccole e medie imprese. Abbiamo avuto 6 panelist che hanno offerto, diciamo, dall'Asia all'Italia, al Nord America, prospettive diverse su interventi che sono importanti. Quindi uno scambio di idee produttivo su come affrontare dei nodi e delle questioni che sono cruciali per tutto il mondo, lo sono anche per l'Italia. Quindi questo è un primo aspetto molto importante. Il secondo è il networking e gli incontri, specialmente quelli di business. Devo dire che lo sviluppo che la Camera di Commercio di Torino, che ha organizzato l'incontro, ha dato all'area commerciale, sicuramente dimostra, lo vediamo, insomma, dal numero delle persone, dall'intensità, anche dal rumore delle discussioni che sta avvenendo, che c'è molta attenzione ed è molto vivo. Quindi evidentemente la gente sta trovando anche questo momento di incontro, perché c'è l'esigenza di trovare su nuovi mercati, su nuove piattaforme di attività, opportunità diverse per, diciamo, superare questa fase di difficoltà dell'economia mondiale. Mr. Tomat, how about these 3 days and the topics of these 3 days? Well, I think there are 2 elements that we have been trading here, dealing with while at this event. One is the discussion over some topics that are crucial for the development of the economies all around the world. I had the opportunity yesterday to moderate a panel over the financing of SMEs, which we all know are a crucial and important element for the development of all the economies around the world. We had the opportunity to bring here panelists from different parts of the world and with different experience, from banking to business angels, from the Bank for Economic Development to microfinancing. So really a global picture with different approaches, which are creating and nurturing new ideas and new dimensions to focus on problems that are common problems around the world. So the debates and the discussions and the proposals have brought new energy and new direction to the action of ICC all around the world. The second aspect is the what we can call physical or direct networking, which has to do with the opportunity for people to meet together. We have over 1,500 representatives of 112 different chambers around the world. It's easy to tell that this is a global venue, and I think an interesting aspect which is really working very well here in Turin, and we have to praise the local Chamber of Commerce for that, is the creation of this market agora, this place for people and business to meet together and to talk and to confront and to visualize opportunities. So
I think that this has become a real market in a way, in the old sense, like a big square where people get together and they can see and talk and discuss directly over opportunities and get ideas and be teased to find solutions, because this is what we need now to overcome the present situation, which is slowing somehow the economy all over the world, and we have to find a global solution for that. What are next challenges for the global economy, for the economy of the world? Well, as the President Terry McGraw said yesterday, we're coming out actually from the B20 in Australia last year, and we are heading to the BG20 in Turkey in a few weeks, actually. So out of that meeting last year, there was a single important goal that was set, and was to increase the rate of growth of the global economy from 3 to 5%. So a 2% improvement over the next 5 years. This is said that. That promise has not been accomplished yet, and we see that the economy is not really taking off in that direction. Terry McGraw said we have to work a lot on trade facilitations, which means open the markets and allow trade to flourish, so that we are going to create more opportunities in different parts of the world to increase the pace of the development. The second point is help SMEs, especially SMEs, to develop better conditions for competing around the world, to provide products around the world, because we know that SMEs especially are a large part of the economy. They are a larger contributor to the creation of wealth, and in addition, a larger contribution to the creation of new jobs. Wealth and new jobs are the two elements that are going to be crucial for the world to get out of this crisis that has been probably the harshest one of the that we have had experienced, and of course this would demand a common global effort from every area, from the most industrialized one to the new developed countries, to overcome this situation and to look at the future with a faith and with a convincement that we can work for a better world. Thank you very much, Andrea Tomat, President Italy, ICC. Thank you.